Una decina di anni fa le prime timide apparizioni con i Linux Day per parlare di software libero, poi l'esperienza è cresciuta e oggi l'associazione Good at Work organizza insieme al comune di Grosseto ogni anno numerosi corsi formando centinaia di persone. Sono quasi 500 infatti i grossetani che tra settembre 2012 e maggio 2013 hanno partecipato a corsi, seminari, stage, convegni, tutti dedicati al software libero. Circa 500 grossetani hanno ricevuto dunque un attestato di frequenza, ma soprattutto hanno imparato a servirsi di software non proprietario per gli usi più vari, sia professionali che per diletto. Corsi di Joomla per sviluppare siti internet, convegni sulle novità normative, corsi per esempio proprio specifici di informatica, incontri anche abbiamo fatto dove il software libero era uno strumento, come per esempio un corso che noi l'abbiamo chiamato a caccia di scoop, dove si faceva vedere che anche il lavoro del comunicatore inteso dai siti web a tutto quello che è il mondo di oggi della tecnologia può utilizzare strumenti del software libero per fare quelli che potrebbero essere lavori tradizionali. Cittadini di Unità hanno partecipato dunque alle varie iniziative, da chi si avvicina la prima volta alle nuove tecnologie a chi si perfeziona e approfondisce, il tutto rigorosamente gratis. Fortunatamente tante persone ci hanno aiutato, tante persone molto competenti nella materia a fare corsi, tutte attività ricordo gratuite, sono tutti volontari, e gratuite sia per chi partecipa sia per chi offre il proprio servizio insomma, per fare questi corsi. E abbiamo visto che molte persone che hanno iniziato a usare per esempio Linux o alcuni software libero negli anni poi hanno iniziato a usare per lavoro oppure hanno fatto corsi ancora più specifici per cercare di utilizzare magari software che prima venivano utilizzati ma non software liberi, poi sostituirli con i software liberi.